Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they fall in the... Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station, da Antonella Guglielmino, Cara direttora, buongiorno. Sono il tuo bel collaboratore volante. Sei molto indisciplinato oggi, Ma sempre. Non so, tra poco ti bacchetto però. Perché? Sì, ti bacchetto perché sei troppo indisciplinato, anzi, guarda, mi compro una compro una bella pistola e poi ti sparo. Come si dice, poi come si diceva una volta, ehi gringo, io ti sparo e poi... Ti uccido? No, muori direttamente. Ah, ecco. Va bene, dai, che incipit stupido che abbiamo fatto. Vabbè, niente, dai, io sono un po' nervosa, quindi è normale. Sì, lo so. Allora, prima di iniziare la nostra trasmissione, possiamo dire che oggi presenterai un bel libro. Pensieri alla Fez Brirelli. La direttora sarà una presentatrice di libri. Pazienza, già questa è la mia sesta, settima, ottava, decima, non lo so, ho perso il conto. Di presentazione. C'era un film che parlava dei ladri di libri. Ah, giusto? Che bello, anche un bellissimo libro. Anche la nostra ospite è peggio di te oggi. Ci siamo indisciplinate. Sì, assolutamente sì. Allora, parliamo di film, certo. Parliamo di cinema, certo. Parliamo di cinema indipendente, certo. Parliamo di cosa? Dai. Parliamo, abbiamo qua come ospiti il nostro regista Carmelo Gerardo Oteri, che è il regista di Ehi Gringo, spara per primo o muori. Poi abbiamo l'attore, dice ubriaco, non lo so ancora, non l'ho visto. Ma forse era ubriaco durante le riprese oppure ubriaco, ecco. Anche ora? No, ora non mi non pare. Non lo so chi sono, non so chi sono, cosa faccio qua. Tony non Russo, lo so. Okay. Tony Russo, grazie. E poi abbiamo la nostra amica, nonché attrice. Wow! Faceva la duellante. No, allora prima faceva la fotografa, poi faceva l'agente. Ma l'imperfetto, puoi stare il presente. Vabbè, quando sei venuta da noi eri prima come fotografa, poi come teatrante, poi come... Vabbè, adesso invece certo. Come attrice, con la A maiuscola, quindi, come dice, artista tutta tondo. Certo, 360 che gradi. Che poi è dimagrito tantissimo, quindi non glielo possiamo neanche dire più a tutto tondo. È un gentleman. Donatella Turillo! Un gentleman, ciao! No, il discorso sai qual è? Che io sono stato sempre un gentleman. Sì, questo lo sappiamo. Va no? Bene. Noi tue amiche lo sappiamo abbastanza bene, ti accettiamo per quello che sei. Va bene, andiamo avanti. Okay. Vedete come mi trattano? Cioè, tutte le trasmissioni sono ecco, così. Benissimo. Va bene, ok. Allora, Carmelo, sì. Come mai hai pensato di girare un film western qui in Sicilia?
Allora, questo è un film western che è il secondo che faccio, perché diciamo come progetto il secondo, il primo si chiamava Pozzo del Diablo e The Legend, che è stato recitato in inglese, fa parte di un progetto che è nato diciamo tra me e un altro ragazzo, si chiama Renny Zapato, che è un cantante, non so se lo conoscete. Sì. Insomma, abbiamo creato questo genere che si chiama il Fico d'India West, il Fico d'India Film. Dietro il Fico d'India Film ci sono i generi che sono il western, il poliziottesco, anche la commedia sexy all'italiana, voglio dire, comunque questo è un Fico d'India western. Sì. Perché? Perché noi crediamo che all'interno del nostro territorio, cioè che il nostro territorio si possa prestare soprattutto per determinati generi come quelli del cinema di genere, scusando il gioco di parole, che e poi la cosa fondamentale è che nel cinema italiano, nell'industria del cinema italiano, ci sono i film d'autore, che sono quelli di Paolo Ghizzi, Sorrentino e compagni, bellissimi, no? Bravissimi tutti. E poi c'è la commedia, insomma, all'italiana, quella di Carlo Verdone e i vari cinepanettoni, ecco. Però c'è un gap tra l'uno e l'altro, non ci sono altri interventi, forse qualche film di Dario Argento ogni tanto. Allora noi vogliamo entrare. No, una volta c'era gli spaghetti western. C'era gli spaghetti western, il poliziottesco all'italiana, prima c'era, ora non c'è più niente. Mi ricordo Giuliano Gemma, Thomas William, Maurizio Merli. C'era di tutto e di più. Ma dove hai girato? Cioè, la Sicilia secondo me si presta molto come ambientazione. Dove hai girato per lo più? Allora, questo progetto l'abbiamo girato per lo più a Catania, perché all'interno di una residenza, perché trattandosi di una storia, di una residenza che è un palmento che praticamente abbiamo adibito a villaggio western, chiamato Cristo Rei, perché per fare i duelli si prestava perfettamente, no? Che noi sappiamo che qualcuno qui presente ha fatto il duello. Donatella era una delle duellanti che per giunta rimane fino alla fine all'interno, c'è cioè una finalista. Cioè muore all'inizio e rimane sempre lì. Ed è anche, voglio dire, anche i suoi figli hanno partecipato, devo dire, che sono stati carinissimi. E Tony, che insomma, aspetta, no, poi ne parliamo. Poi arriva Tony. Scusate, prima dobbiamo farlo un attimo capire, e siamo qui. Ok. E quindi questa storia narra di questi due, vi dico in sintesi cosa narra, di due evasi che trovano dei cadaveri di due sceriffi, si mettono nei loro panni e trovano nelle tasche, insomma, di questi cadaveri un foglio che dice che a Cristo Rei c'è un torneo di duelli e in palio ci sono $50,000, 50,000 verdoni, e loro allora decidono di rubare questo malloppo e quindi si camuffano da sceriffi e quindi durante questa cosa, durante questo torneo, ne accadono di altre, perché durante le riprese entrano dei motociclisti, non so se lo sai, è molto estemporaneo, non so se qualcosa. Sì, abbiamo visto un paio di trailer. Entrano anche una squadra di baseball. Infatti no, vabbè, della tua città oltretutto. La squadra di baseball. Comunque, vabbè. Paternò. Sì. Ah, via Paternò. Infatti, baseball. Ma è una squadra di Serie A. Sì, lo so. Da Paternò. Vabbè, non sono di qui. Possiamo anche continuare fino a domani, anche con tutte. No, invece, Tony, ti sei ricordato un po' qual era la tua parte, cosa facevi? Non so chi sono, perché sono qua, cosa faccio io qua? Non ho idea. Ha bevuto anche in questo caso? Sì, ormai tutto quello che fa parte del film, anche su un'intervista, ho bisogno di bere, quindi entrare nel personaggio sempre, insomma, per rimanere tale, quindi... Possiamo chiedere all'editore che di portare una bella bottiglia di gin. La possiamo... Sì, la prossima... No, bourbon, scusami, bourbon. L'editore mostra l'acqua. Non ho capito, nel set non si poteva bere, ci abbiamo provato. Assolutamente. Qualcuno ci ha provato, ma qualcuno insomma, si è arrabbiato. Li ha ammoniti severamente. E mi sembra giusto. Anche giusto. Vabbè, assolutamente. Comunque, allora, no, a parte gli scherzi, tu allora la tua invece, abbiamo visto che la nostra Donatella era la duellante. Tu invece... Ma io innanzitutto, insomma, l'ho già fatto, ma colgo l'occasione per ringraziare sempre Carmelo. Carmelo ha creduto in questa mia parte, insomma, che poi sono un personaggio che dall'inizio alla fine del film, cioè pur non avendo un'esperienza tale, però insomma devo dire...
che mi ci sono trovato, sono riuscito anche ad impegnarmi grazie all'aiuto suo, all'aiuto del coach. Scusami, ma allora come ti ha scelto? Lui mi ha scelto perché non me lo perché aspetta, si può vedere in radio, ma questa voce è sua. Aspetta, insomma, sì, i ascoltatori la sentono. Certo, comunque, lo vedono anche. Ma mi spiace, perché siamo in streaming, per cui vedono. Scusate, lo vedono e lo ascoltano, perché praticamente la sua voce, se lui avesse fatto, che ne so, doppiaggio, sarebbe stato scelto, perché una bellissima voce, poi una faccia è proprio tipica. No, vabbè, comunque devo dire che c'è stata anche un'altra partecipazione nel primo film che diceva Carmelo, Pozzo e nel Diavolo The Legend, e da lì mi ha riscelto un'altra volta. È stata una bella scommessa, devo dire, pare che insomma sia anche riuscita. Io sono felice di essere riuscito in questa impresa. Anche lui fa calambur, sono riuscito di riuscire, ok, vai. Sì, sì, sì. Conferma di sì. Certo, ovvio. E insomma, contento di tutto questo. Poi volevo dire una cosa, io ho fatto poc'anzi la battuta a Paternò, io sono nato a Paternò, cioè, ecco. Codice fiscale G371, insomma, quindi... No, vabbè, io sono origini. Vabbè. Sono origini, siamo diventati già tre. Ok. Speriamo che siamo tutti di Paternò. No, come c'era un vecchio film, una persona che diceva sempre. Scusate, ma a proposito di film, proprio a Paternò è stato girato. Mi hai bloccato. Sì, ti blocco sempre oggi, mi fammi parlare, ho bisogno di sfogarmi. Ok, oggi andiamo così, vabbè. Okay. Quello che ho detto, ti raccomando, Franco, conduci tu. Sì, infatti. L'altra volta abbiamo avuto un ospite, Dario Cassini, che ha fatto, diciamo, la sua fortuna per il cabarettista di Zelig, che ha fatto appunto la sua fortuna in questa diatriba continua tra uomo e donna. Sì. Finalmente avevo trovato qualcuno che mi difendeva da questa donna. Ok, è finito tutto. Abbiamo ricominciato di nuovo. Allora, stavi dicendo, scusami, che a Paternò, proprio nella famosa piazza dei Quattro Canti, hanno girato la Matassa. Esattamente, la Matassa, sì, è vero. Certo. Anche a piazza Santa Barbara, quindi diciamo... Ma io non so se è vero o no, perché c'è una leggenda che raccontano gli antichi, che pare che i 10 comandamenti, quelli con Charles VI, sia stato girato nelle valanghe, nelle cosiddette calanche o valanghe, cioè la strada che porta, praticamente passa anche attraverso Paternò. Pare che sia stato, non so se è vero o non è vero, però c'è... Non so pure di che sia. Esatto. No, perché i film sono state girate qua in Sicilia. Esatto. Sì, Carmelo, infatti molti registi che sono passati di qua dicono che il nostro paesaggio si presta molto all'ambientazione western, proprio per... Ma anche per i paesaggi lunari, voglio dire, se sei Mussoletta, ma se sei siciliano... No, ma anche questo... Su Marte, che adesso... Quello che sto parlando appunto delle calanche, che praticamente è una parte che solo in Europa ci siamo soltanto da noi, ed è un paesaggio, sono tutte montagne argillose, sì, e quindi si passa, cioè, attraverso veramente un passaggio, un paesaggio assolutamente lunare. Che non meraviglia. So se tu mai stato. No, mai. No, vabbè, poi ti dico come si ci va. Okay. Verso dove? Praticamente è la strada, la vecchia 131 che va da Palermo a Catania, all'altezza di Biancavilla, si taglia e arrivi direttamente a Catenanuova. Per cui è una strada. Non esiste più adesso questa strada. No, sai perché non esiste più? Perché da un po' di tempo a questa parte è franata completamente e quindi non si può fare più. Ma molti dei contadini della zona la utilizzavano per andare, cioè gente di Biancavilla, di Adrano, di Paternò, per chi, noi parliamo in tutto il mondo, però dico è quello, avevano i propri giardini, quindi i luoghi dove andavano a lavorare, nella zona di Enna. Per cui quella era la strada, invece di passare da Centuri o da Regalbuto, così una strada che tagliava, insomma. Ed è bellissima, questa è una strada veramente bella. Vabbè, abbiamo fatto un po' di... Una notizia in più, io non sapevo. Piero Angela insegna. Okay. Sì, Franco Liotta insegna, va bene. E siccome siamo in radio, andiamo ad ascoltare C'era una volta in West di Ennio Morricone, poi la pubblicità dopo. Oh, bellissimo. Hello? Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station.
Per la tua pubblicità su Globus Radio Station chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance. Arti sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Radio Ritratto, pennellate dal mondo WIP. WIP. E non ho detto che oggi... Ragazzi, WIP. Questa è la nostra direttora, che ogni tanto non c'è completamente. Chi devi intervistare pomeriggio? Va bene, ok, andiamo avanti. Ragazzi, oggi parliamo di spaghetti all'italiana, western, soprattutto di un bellissimo... No, veramente parliamo di figo d'India. Fai parlare. Ok, è vero? Sì, tutte e due. E il regista mi sta dicendo... No, ho visto il suo è il grillo. Sono spaghetti al figo d'India. Buoni! Prima ecco. E poi si muori. E poi muori invece. Spara per prima o muori. O muori. Sì, spara per prima o muori. Perché hai pensato questo titolo? Perché praticamente tutti, insomma... I western, spaghetti western hanno sempre titoli lunghissimi, no? Vi ricordate i film con Sartana, Django, tranne questi due che proprio hanno dei titoli che poi diventano delle icone, e la stragrande maggioranza dei film hanno dei titoli molto lunghi. Infatti, tranne Giù la testa. Giù la testa, vabbè, ma anche Django, per esempio, anche così, Sartana all'inizio, ma certo. Poi c'è Sartana, non perdona, poi per me sempre i vari. Vabbè, i contro vari, tutti, la vendetta. Sì, la vendetta, sì. Sono stati tutti quanti. La saga, ecco, di Sartana, di Django, e anche il nome mio, infatti il nome d'arte che mi sono dato è Mel Stoutman. Mel da Carmelo Stoutman, così è un uomo corpulento grosso, perché io lo sono praticamente, quindi. Ah, ho capito. Senti, questo, Carmelo, perché, diciamo che tradizione tutti abbiano, tranne Sergio Leone, che da Robertson poi diventò, certo, Sergio Leone. Senti Carmelo, ma come, allora, ci hai spiegato come hai scelto Tony Russo, ma Donatella Turillo come l'hai scelta? Ma guarda, io dico che entrambi li conosco da tantissimi anni, sono dei volti molto importanti. Sì. Dato che li possiamo vedere oltre che, certo, ascoltare. E Donatella rappresenta quello che a me interessa, cioè la parte mediterranea della nostra terra, no? Quindi avendo lei, diciamo che ho racchiuso la femminilità siciliana e mi è piaciuta ad averla là. Questa è una delle più belle, secondo me, uno dei più bei complimenti che ti potessero fare. Sì, ma lui mi ha sempre elegantemente portato in questa realtà western ma siciliana, perché non è facile anche dirigere, no? Certo. E riuscire ad assemblare, no, quello che lui voleva fare con noi. Ma infatti, non è facile. Bravissima, questa è una, infatti mi ha anticipato su una domanda che volevo fare, cioè normalmente grandissimi film dalla Terra Trema, cioè ci sono degli attori non protagonisti, cioè degli attori non professionisti che vengono presi alla strada. Questo, da quello che ho capito, anche tu, a parte qualcuno, però poi sono tutte persone che vivono la nostra realtà normalmente e poi sono state catapultate in questa realtà. È vero o non è vero? È vero, ma diciamo che sono tutti quanti, perché anche l'unico che ha avuto un'esperienza un po' più forte come attore, che è Renny Zapato, comunque i film più... diciamo importanti da protagonisti l'ha fatti insieme a me, da sottoscritto, perché tutte le altre sono state dei ruoli non da protagonista all'interno del, per esempio anche dell'ultimo che ha fatto con Greg e Lillo, sì. Sono delle parti che comunque circoscritte a quel, certo, momento. Invece qua lui, beh, vedi, a me dispiace anche perché
magari uno dice non studia, non fa, non dice, deve approfondire sempre il teatro, però questi sono volti come Renato, che sembra il Mario Adolf De Noantri, perché se voi vedete Mario Adolf sembra Mario Adolf, no? Certo. E sono, come dire, loro pure, Donatella, Tony, sono volti sprecati, talenti sprecati, ecco, magari invece facendo una cosa del genere uno li invoglia, e Pasolini con certo, i fratelli Citti, certo, in sé, Docet, sì, diciamo, vabbè, certo, non soltanto quello di loro, regista, certo, anche Citti, no? Sì, ma poi c'era il, come si chiama, non mi ricordo, quello Riccioluto, il suo pupillo. Beh, sì, vabbè, ok, abbiamo, siamo tutti e due, cioè, se abbiamo avuto un sì, attimo di amnesia, allora ci ha rivelato, sì, dopo che la direttrice Fornation, ecco, ti ricordi, era lui, era, no, dobbiamo scoprire Fornation, scusate, posso fare la domanda? No, aspetta, no, scusami. No, la mia domanda era... Ha fatto uccellacci uccellini. Esatto. Ma io quello che chiedevo, cioè, ma per un regista, nel momento in cui... A parte che se è una scelta o è a volte una condizione necessaria, quella di dover trovare, anche per questioni di budget e così via, trovare delle persone sul... diciamo, persone non professioniste. Sì. Ma quello che chiedo, qual è la difficoltà maggiore per un attore improvvisato da parte, cioè nel momento in cui è guidato da un regista? Rispondo io? Certo. Io penso imparare a memoria il copione, perché se non hai la padronanza, non hai l'allenamento della memoria, perché certo, sono cose che si fanno, si imparano a scuola di teatro, certo, cioè, no, a scuola di cinema, a scuola di teatro, e ti viene difficile, hai bisogno di provare. Infatti noi abbiamo fatto non ci resta che piangere con un coach, con un coach, comunque, avete Riccardo Vinciguerra, che salutiamo, che sì, è stato... Ciao Riccardo, ciao Riccardo, grande coach. Difficile non è stata questa che dice Carmelo, perché quello appunto l'ho memorizzata abbastanza facilmente, ma certo, è stato morivi capire... all'inizio, stai tutta... no, è stato capire come lui volesse che il mio personaggio uscisse, sì, fuori, penso, no? Sì. Perché io lo immaginavo, leggendo il copione, lo immaginavo in maniera diversa. Quindi poi arrivando lì ho fatto il provino e il coach ha detto: bene, questo è come ti vedi tu, leggendo il copione. Adesso ti dico come ti dobbiamo vedere noi. E quindi riuscire a mettere su di me un'altra immagine, pur mantenendo le mie caratteristiche. E io ho lavorato a casa davanti allo specchio, facevo tutte le scene, mi vestivo con gli abiti da scena e pian pianino, addirittura nel momento in cui la duellante che ci ascolta che dall'altra parte mi spara, e io dovevo cadere non è assolutamente facile, certo. E mio figlio di 7 anni mi ha spiegato come cadere senza farmi male. Infatti il passo successivo alla domanda era proprio questa: i bambini come hanno reagito? Ci guardano, i bambini ci guardano dall'alto, no, dal basso. Come hanno reagito a... guarda, loro, gli unici bambini che erano sul set sono stati figli di Donatella, e devo dire che sono almeno tutte e due, sia lui che lei. Lei è splendida e lui è acuto, proprio come un bambino, che quindi ha capito subito quello che doveva fare. Non è stato complicato spiegargli, certo, quello che doveva fare, l'ha capito, l'ha fatto, è andata bene. Il rapporto è sempre questo. Loro hanno la mente aperta, sì, cioè i bambini, ma poi i suoi sono abbastanza svegli, quindi non è stato difficile. No, farli calare nella parte, sì, c'è da dire che il contesto era molto caldo, cioè sono stati dei giorni che poi dopo, quando tutto è finito, ti hanno lasciato a me personalmente un immenso vuoto, perché quello che lui è riuscito a trasmettere è stato forte e unico, quindi anche i bambini hanno recepito quest'unione che poi si è creata sul set, una bella grande dimensione. Famiglia, sì, sì, cioè, sì. Quindi questo, diciamo che sì, poi sì, dovrebbe essere anche il ruolo del regista, quasi come quello dell'allenatore, fare spogliatoio, sì, elegante, cioè non era severo ma era determinato, quindi questo è stato fondamentale, seguire proprio gli input. Hai capito? No, non guarda, allora ci vorrebbe una persona come Carmelo qui, sì, che ci va a fare la grande famiglia, certo, i coltelli ce l'abbiamo dall'altra parte, tu porta le pistole, le colpe, Ninetto Davoli. Ninetto Davoli, bravo, perfetto. Ninetto Davoli. No, vabbè, tu sei troppo giovane. No, io conosco Guido Davoli, cioè suo figlio. Non lo so se è suo figlio. No, ti dico io, è suo figlio. Ah, bene, quindi... Comunque, invece, la distribuzione in un film del genere, che problemi può portare? Cioè, no, può problemi, avere? Perché la distribuzione diventa, nei vari passaggi, diciamo, oltre la film industry, sembra una cosa... chissà che cosa, invece non è altro che la società di distribuzione, se non è proprietaria di
sale cinematografiche, certo, non è altro che una società di intermediazione. Si deve affidare ad altri. In sintesi, prende il film e lo va a vendere agli esercenti cinematografici. Allora va nelle sale, chi ha 12 sale si compra questo film, chi ne ha una, chi ne ha due. Quindi voglio dire, questa qua la distribuzione la sto facendo personalmente io e mi sto affiancando anche a dei professionisti che hanno più esperienza di me. Certo. La prima la faremo a Catania. Siete invitati? Grazie. Certo, siete invitati. Quando? Il quando non me lo so dire, no? Che non ve lo posso dire, ve lo direi subito. Anzi, lo promuoverei qua, dato che c'è l'occasione, perché siamo al montaggio e nel montaggio naturalmente ci sono state delle difficoltà che magari durante le riprese non abbiamo notato, però vabbè, sono venute fuori, quindi penso che sia normale, diciamo anche. Che questo è un film naturalmente che è un low budget, quindi non è, è un film di Sergio Leone, quindi è un film comunque prettamente nostrano che serve a promuovere la nostra terra e la nostra sicilianità e il territorio. Ma quanto può costare un film del genere? Ah, quindi quello che ho fatto io è costato, cioè inutile dire cifre, 100 perché... milioni di dollari. I dollari. Alziamo il prezzo. No, in generale dico, cioè un prodotto del genere. Cioè quello che ho fatto io in generale, se dovessi essere stato fatto con in una certa maniera, almeno ci volevano, se no, dicendo, si sta facendo i conti, eh? Sì, sì, no, ma la cosa è che tanto durante le riprese quando lui si incazzava, cioè, e a me oggi mi è costato, perciò lavorate. Sì, perché io ho fatto con i miei risparmi questa situazione, quindi un film comunque per farlo così com'era, perché c'erano 100 persone dentro, eccetera, eccetera, 100.000 euro sicuro. 100.000 euro? Sì, sì, con se avessi dovuto spendere tutti i soldi che dovevo spendere, perché praticamente c'è stato il volontariato da parte di, certo, tutti, naturalmente avrei e pagando tutti quelli che erano dentro, avrei dovuto spendere con una produzione 100.000 euro. Senti, 100.000 ma quanto euro, tempo hai... Diciamo che quello che... Certo. Quanto tempo hai messo a girarlo questo film? Ma io ci sono stato una decina di giorni, credo, sì, 15 giorni, 15 giorni, due settimane, perché io sono molto, molto, inizio alle 7 e finisco alle... Aspetti, ma ci sono state giornate che eravamo almeno tutti quanti, 100 persone, anche 100 persone, quindi considera anche l'organizzare queste persone, insomma. Ci vuole anche una testa malata come la mia per fare una cosa del genere. C'era un freddo incredibile. Lo immagino, cioè, che periodo era? Sant'Agata, io giro sempre in questi periodi perché io ritengo che Sant'Agata mi porti fortuna. Ah, ecco, siamo tutti, credo che sia un periodo magico quello. Sì. Perché avrei potuto girare anche ora a Pasqua, anzi diciamo che il tempo, le vacanze c'erano pure, però Sant'Agata... Quindi almeno il prossimo film, il prossimo anno, 5... No, il prossimo film febbraio. Vogliamo partecipare anche noi, come? Anche come comparsate. No, certo, noi abbiamo delle belle facce, quindi... Grazie. Stavo parlando di te, non... No, di me sì, avete. Di me no, di te. Vabbè, sicuramente. Vabbè, tu hai figo, cosa tu non puoi. Potreste essere lui il giocatore di carte, vestito elegante, sì. E lei potrebbe essere la cantante. Hai capito? No, così va. Vabbè, diciamo che forse è il caso di continuare a fare questo lavoro e lasciare perdere, forse decisamente, lasciamo decisamente. Ad altri questa... La cosa bella è che dopo i vari Chuck lui diceva va bene, ottimo, rifacciamola, certo, facciamola. C'è stato un momento tutti e due che lo volevate uccidere letteralmente, quasi sempre, credo, no fai rispondere, non fare quella faccia, dici togli. Donatella, a te la parola, dopo io. Vino Veritas, tu sei ubriaco, quindi... No, va bene, io personalmente ci è stato qualche volta, insomma, lui considera tutta la responsabilità, quindi l'organizzazione di tutto, stare attento, i vestiti, poi ognuno andava da... Carbero, devo fare questo, cioè c'erano momenti che lo vedevo completamente fuso così, no? Poi qualche volta ha avuto un momento di sbrocco. Sì, sì. Ma ci sta anche quello, certo. Però nella totalità noi eravamo un po' disciplinati, eh? Noi eravamo un po' disciplinati. Con me devo dire è stato più parsimonioso, insomma meglio così. No, ma nel senso che solo dopo, poi quando realizzi, quando hai finito, cominci a vedere le cose ad uno dici ma aspetta, ma grande Carmelo, cioè, come ha fatto a pensare a tutte queste cose, certo, a farle incastrare tutte perfettamente. No, infatti diciamo che secondo me questa trasmissione potrebbe essere bella perché da una parte c'è quello che è successo, no? Il film, quindi la gestione del film, quindi le esperienze dagli attori e così via. Dall'altra parte però mi piacerebbe molto più approfondire anche certe problematiche, a parte quello della distribuzione, quello
della possibilità di emergere, di quello che può essere. Ok, allora a questo punto facciamo una cosa. No, a questo punto adesso io vi saluto. Come ti saluto? Sì, perché io vi andrò a preparare, perché ho la presentazione alle 18, completate con il nostro amico Franco Liotta. Allora, quindi io possiamo dirlo, sì. Feltrinelli ore 18. Vladimir di prima, il libro si chiama Pensieri in faccia. Ragazzi, se potete venite. Grazie, alla prossima. Ciao. Però adesso andiamo ad ascoltare Pink e poi la pubblicità. Ciao. Ciao. Aretha Franklin. Hello? Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Che bello, Aretha Franklin, dai, questo sta, dobbiamo dire grazie comunque a Donatella. No, diciamo che dobbiamo dire anche grazie al direttore che ci ha lasciati soli, è andata via. Sì, sì, dai, basta, sempre la direttora. Facciamo un'aria nuova, musica nuova, trasmissioni nuove. Okay. No, vabbè, torniamo un attimo invece al nostro discorso, no? Stavamo parlando un po' delle problematiche che ci sono. Sì. Cioè, il mondo del cinema, lo sappiamo tutti, è un mondo abbastanza per figli di, spesso, o per altri tipi di entrature, diciamo così. Esatto. Ma allora, per uno che vuole fare questa attività, che ha la passione del cinema, vuole fare il regista, quanto è difficile entrare in questo mondo? E soprattutto, quali sono quei trucchi che possono permetterti poi di avere anche una tua distribuzione? Cioè, nel senso che magari si fa un film e poi magari non viene distribuito, è come non aver fatto nulla. Esatto. Guarda, allora, per quanto riguarda il mio primo film, purtroppo, vabbè, io non ho fatti, provengo da una, è inutile che ti dico il mio curriculum. Ma vuoi sapere, come lungometraggi, spero che venga fuori questo come primo lungometraggio, perché come mediometraggi da 52 minuti ne ho fatti altri 3. Tra cui questo qua di Pozzo and the Diablo the Legend, che comunque rientra, supera il cortometraggio e va verso il medio. E il punto è che anche con Pozzo and the Diablo the Legend noi volevamo fare un lungo, poi non è riuscito perché sono successi degli incidenti
di cui ne parlo ora, praticamente durante il set è caduta, un cavallo è accapotato, è caduto indietro. E queste sono le maledizioni che ci sono nei film. Guarda, è successo di più, di tutto e di più, è successo, quindi praticamente la camera è saltata e si è rotta, quindi abbiamo dovuto aggiustare, eravamo con lo scotch che abbiamo dovuto riparare, quindi figurati, e là ho fatto tutto io, riprese e montaggio. E quindi quello che io prevedevo come indipendente, voglio dire, non è andato, ecco, se invece fossi stato con una major tutti questi problemi non li avrei avuti. Ora la domanda tua sarebbe, in sintesi, quale? Aiutami a capirla. No, meglio. Quale? Secondo te una persona, cioè, che magari non viene già... Cioè, oltre alle difficoltà di cui ti ho narrato prima... Sì, no, nel senso, come si fa a entrare, secondo te, nel sistema? E devi fare, sempre. Ma ci sono, per esempio, dei festival... Allora, diciamo che i soldi sono una cosa fondamentale. Vabbè, diciamo la base. La base del concetto è questo, sì. Vabbè. Chiederemo a qualcuno magari se ha dei soldi, sì, perché poter più investire. Soldi ci sono e diciamo più facile avere, come ma dire. Ci sono dei festival, delle manifestazioni che proprio servono per promuovere questa attività indipendente? Ce ne sono, ma sono anche anche lì c'è il problema di entrare? Beh, diciamo, io per esempio l'anno scorso volevo entrare al Festival Taormina e non mi hanno permesso di entrare perché il mio film era stato mandato in onda durante la conferenza stampa. Ah. E quindi non era previsto che ci fosse deve essere inedito anche in questo. Ora io dico, come avrei potuto promuovere questa iniziativa se non ci fosse stata la conferenza stampa, eccetera, eccetera. Comunque il minimo... Certo. Di un film che poi può avere dei problemi di distribuzione e comunque rendere grazie con una conferenza stampa e con un nome nel giornale a tutti i collaboratori del film, no? Quindi voglio dire, non c'è, come dire, una rispettiva. Comunque, detto questo, ci sono molti più problemi. Ti faccio un esempio: alla base da noi mancano il mercato dei cortometraggi in Italia. Tu devi sapere, è così, questo ti dice tutto sulla panoramica della film industria italiana. Tu devi sapere che esiste una legge proprio del Ministero dei Beni Culturali in cui praticamente prima del film obbligatoriamente noi si dovrebbero mandare dei cortometraggi. Cosa succede? Gli esercenti, sì, sono Carmelo Teri, così ora non mi prende più nessuno il film, e gli esercenti praticamente che fanno? Non la mandano e pagano la sanzione amministrativa. Perché? Perché con la pubblicità, certo, praticamente che cosa fanno? Non solo racimolano più soldi, ma di un semplice cortometraggio, ma automaticamente si possono pagare anche la sanzione amministrativa, quindi si pagano la sanzione amministrativa e guadagnano soldi, ma i cortometraggi non li mandano mai. Quella cosa strana è come mai, diciamo, lo Stato non si accorge, cioè la patente, dopo che ti levano tutti i punti, te la sequestrano, invece questi continuano. No, ma la cosa bella, sai qual è? Che quindi, penso che questo sia... C'è qualcosa forse, che non va già, capito, questo nel mercato. Sia argomento forse di un'unica trasmissione, tu me lo dicevi poco fa, hai detto quanto tempo abbiamo. Esatto. Il nostro tempo purtroppo sta finendo. No, per dirti, certo, no, ma partendo infatti... da questo capisci che da un cortometraggio, da un problema del genere, figure che certo, cosa possiamo fare. Secondo arrivare. Me invece si può fare una trasmissione, ti chiameremo appositamente, magari con un contraddittore, magari con qualcuno che si occupa della distribuzione, e beh, sarebbe bello poter parlarne, sì, assolutamente sì. Ma in questo caso invece noi adesso, siccome stiamo per concludere, l'ultima domanda è che un giornalista serio fa sempre. Com'è? Progetti per il futuro. Ah, pensavo fatti una domanda e datti una allora, risposta. Allora, due parole esatte. Progetti per il futuro. Due parole. Un poliziottesco. Tu invece, Tony, oltre all'ubriacatura? No, dico, oltre all'ubriacatura, io mi auguro che Carmelo continui, insomma, a crescere in questa sua progettualità. Magari... Cioè, abbiamo capito che lui spera in te per poter diventare il nuovo... Anche, perché no? Oltre in se stesso. Va bene. Io attraverso Carmelo voglio vincere Miss Italia. Con molto piacere. Wow! Vabbè, allora... Va bene, Donatella, noi ci andiamo, grazie. Ciao, Donatella. Ciao. Perfetto. Dopo Miss Italia... Ragazzi, io vi saluto, è stato veramente un piacere. Salutiamo la nostra Antonella, anche che adesso non c'è più, ma in questo momento sta preparando per questa presentazione di stasera. Grazie. Grazie a te. Allora, ci vediamo alla prima. Allora, tu ci dirai quando sarà la prima, noi andremo naturalmente tutti quanti a vederla e oltretutto la potremo promuovere. Va bene? Come Globus Radio Station. Grazie. Signori, è stato un vero piacere. Grazie, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP.
le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All your paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know?